En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Diciamo insieme chi semina nelle lacrime e mieterà nella gioia. Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. Allora si diceva tra le genti, il Signore ha fatto grandi cose per loro. Chi semina nelle lacrime e mieterà nella gioia. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, eravamo pieni di gioia. Ristabilisci, Signore, la nostra sorte come i torrenti del Negev. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Nell'andare se ne va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con gioia, portando i suoi covoni. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Eterno riposo, donagli, oh Signore, e splenda a lui la luce perpetua, riposi in pace. Ecco, facciamo le cose un po' con ordine, adesso permettiamo ai familiari di entrare.
del Deuteronomio. In quei giorni Mosè salì dalle steppe di Moab sul monte Nebo, cima del Pisga, che è di fronte a Gerico. Il Signore gli mostrò tutta la terra, Galaad fino a Dan, tutto Neftali, la terra di Efraim e di Manasse, tutta la terra di Giuda fino al mare occidentale e Negev, il distretto della valle di Gerico, città delle palme, fino a Soar. Il Signore gli disse: questa è la terra per la quale io ho giurato ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, io la darò alla tua discendenza. Te l'ho fatta vedere con i tuoi occhi, ma tu non vi entrerai. Mosè, servo del Signore, morì in quel luogo, nella terra di Moab, secondo l'ordine del Signore. Fu sepolto nella valle, nella terra di Moab, di fronte a Beth Peor. Nessuno fino ad oggi ha saputo dove sia la sua tomba. Mosè aveva 120 anni quando morì. Gli occhi non gli si erano spenti e il vigore non gli era venuto meno. Gli israeliti lo piansero nelle steppe di Moab per 30 giorni, finché furono compiuti i giorni di pianto per il lutto di Mosè. Giosuè, figlio di Nun, era pieno dello spirito di saggezza, perché Mosè aveva imposto le mani su di lui. Gli israeliti gli obbedirono e fecero quello che il Signore aveva comandato a Mosè. Non è più sorto in Israele un profeta come Mosè, che il Signore conosceva faccia a faccia per tutti i segni e prodigi che il Signore lo aveva mandato a compiere nella terra d'Egitto, contro il Faraone, contro i suoi ministri e contro tutta la sua terra. E per la mano potente e terrore grande con cui Mosè aveva operato davanti agli occhi di tutto Israele, parola di Dio. Benedetto sei tu, Signore, Dio della mia vita. Benedetto sei tu, Signore, Dio della mia vita. Acclamate Dio, voi tutti della terra, cantate la gloria del suo nome, dategli gloria con la lode. Dite a Dio: terribili sono le tue opere. Benedetto sei tu, Signore, Dio della mia vita. Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini. Popoli, benedite il nostro Dio, fate risuonare la voce della sua lode. Benedetto sei tu, Signore, Dio della mia vita. Venite, ascoltate voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. A lui gridai con la mia bocca, lo esaltai con la mia lingua. Benedetto sei tu, Signore, Dio della mia vita. Se il tuo fratello commetterà una colpa contro
te, vai a ammonisciro fratello in cui sono. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. Se non ascolterà, neanche la comunità sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore. Gloria a te. Un'ulteriore abbandonarsi in
Quante volte il Vangelo ci ricorda la necessità di questa preparazione, la cintura ai fianchi, la lucerna accesa, perché non sappiamo né il tempo né l'ora. Dobbiamo prepararci a guardare alla morte, non perché sia uno spauracchio per noi, ma perché possiamo arrivare come San Francesco a chiamare la sorella, a chiamarla parte della nostra vita, parte della nostra esistenza. Ancora, se viene sepolto e si perde la sua tomba, nessuno l'ha più ritrovata, che cosa rimane di Mosè? Quello che lui ha fatto, quello che lui ha consegnato per mezzo di Dio a Israele, ma soprattutto rimane quello che lui ha portato davanti a Dio. Che cosa rimarrà di noi? Che cosa sarà di noi? Per tanto tempo ci ricorderanno, ma poi arriveranno generazioni che non ci conoscono. Che cosa rimarrà di noi? Quello che saremo davanti a Dio, quello che avremo portato davanti a Dio, il bene che abbiamo compiuto, l'amore per gli altri che abbiamo dimostrato, la pazienza, la capacità di crescere giorno per giorno, tutto quello che di buono nella nostra vita abbiamo costruito. Questo rimarrà di noi e questo rimarrà di noi per l'eternità, perché rimarrà nella mente di Dio, che dimentica quando sbagliamo, ma incide profondamente nella sua mente ciò che di buono abbiamo fatto. Allora vogliamo accompagnare il nostro fratello Sergio nel suo ultimo cammino, laddove sembra che per la età ancora giovane ha lasciato tante cose in sospeso, avrebbe sicuramente voluto fare tante e tante altre cose, ma vogliamo affidare tutto a Dio, perché il bene da Lui compiuto in tutti gli aspetti da Lui percorsi nella sua vita, dalla famiglia, dal lavoro, dalla politica, possa rifiorire in cielo e possa essere scritto nella mente di Dio in modo indelebile, e questo nostro fratello possa essere accolto nella pace del Regno e così essere Lui che prega per noi mentre noi preghiamo per Lui. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza.
Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Bruno, i presbiteri e diaconi. Ricordati del nostro fratello Sergio, che oggi ha chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo castissimo sposo, con gli Apostoli, Santa Reparata e San Gilberto e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme. Padre nostro, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore,
proverò a dire qualche parola, ma sarà molto difficile. Nessuna bussola può indicare la giusta direzione oggi, come nessuna parola conosciuta in questo o in altro mondo può descrivere quello che sta accadendo. Quello che stiamo vivendo in Grappoli non può in alcun modo colmare il senso di vuoto che stiamo provando in questi giorni e che sicuramente continueremo a sentire per sempre. Ma che cos'è il vuoto? Nella fisica il vuoto è lo spazio privo di materia nei suoi molteplici stati di aggregazione, cioè esattamente come l'assenza del tuo corpo qui, fisicamente, materialmente, tra noi. La nostra vita non è fatta di segni, ma è fatta di scelte, di azioni e decisioni, e quindi di conseguenze e di reazioni che dobbiamo accogliere e affrontare a mente le nostre capacità. Ci proveremo. Questa volta però c'è un ma noi siamo fortunati, perché anche se hai lasciato un mondo fisico, hai anche lasciato qui, ma non tanto, talmente tanto che non bastano le parole per descriverlo, perché la tua strada è stata senza ombre, sempre illuminata dalla luce del sole. E per descrivere questo non servono le parole, basta guardare il volto di tutti coloro che sono qui oggi a salutarti. Nei loro occhi è divenuto il significato della tua stessa vita. Sono i grandi e piccoli gesti che ne hanno segnato il cuore per sempre. Perché tu eri questo, eri la mano santa tesa verso chiunque ti chiedesse un aiuto, verso chiunque ne avrà bisogno, anche se volessi dire far attendere i tuoi affetti più grandi, quelli che sono sicuro a modo tuo hai sempre portato nella stanza più grande del tuo cuore. Nessuna parola potrà mai cancellare tutto ciò, nessuna, né scritta né non scritta. E chi ti ha conosciuto questa cosa lo sa, anche se è colpo, ma lo sa. Perciò siamo sicuri che l'unica cosa che avresti voluto è che venisse detta oggi è grazie. Grazie per essere qui, per essere passati a salutarmi e a ricordarmi. Grazie per essere qui a dimostrarmi che il seme che ho piantato nei vostri cuori germoglierà e darà frutti per sempre, rendendo indelebile il ricordo che avete di me. Allora, con l'augurio che faccio e facciamo tesoro di ciò, mi ha mostrato loro e che li possa ispirare nel cammino della loro vita, e io dico per te grazie. Grazie a chi ti ha dato la luce. Grazie a quelli che ti ha accompagnato nel tuo viaggio e che dovrò accogliere. Grazie a me e dai.
Non è facile fare un discorso con tutte queste belle parole che sono state spese in questi giorni per Sergio, ovunque e da tante persone, sia vicine che lontane, autorità e quotidiani. E già solo questo è un riconoscimento per tutto ciò che ha fatto e ci ha lasciato. Solo una persona che ha seminato così tanta bontà poteva ricevere indietro tutto questo affetto incondizionato. Instancabile, determinato e caparbio, è sempre stato così, già da quando aveva deciso che doveva sposare Zadaniera, e così ha fatto. Con fermezza e gentilezza ha lottato per avere ciò che desiderava. Prima la laurea nella sua passione di vita, l'agronomia, e poi il prestigio più grande, diventare il primo cittadino di Casoli. Un percorso in salita, ma che ha saputo affrontare allontanando malignità e negatività e puntando dritto ad un concreto risultato, perché per lui la famiglia e la comunità si basano sugli stessi principi, ovvero onestà e aiuto per i familiari e per il prossimo, per poter far vivere tutti al meglio. Se chiedevi il suo aiuto, sapevi sempre che potevi contare su di lui, e lo faceva con il sorriso, perché era felice di farlo senza mai essere stanco. Quando era venuto a trovarmi a Milano, poco tempo fa, siamo stati a cena insieme. Lui mi ha offerto la cena, ci teneva e ne era felice perché per lui era un piacere. Quella sera però lui mi ha regalato qualcosa di più grande, un insegnamento, perché ci ha tenuto a ricordarmi di come dovessimo vivere pienamente ogni giorno e apprezzare le cose belle e semplici e la gioia di condividerle con le persone che ci vogliono bene e ci circondano, come il sedersi a tavola con i familiari e gli amici. Ma soprattutto mi ha detto di vivere pienamente ogni giorno, perché ogni giorno è stupendo se lo si vive con il sorriso e di puntare sempre più in alto, senza mai arrendersi, anche se ci troviamo di fronte a grandi ostacoli. E lui era così, pieno di energie e di forze, voglia di vivere, e soprattutto era un vulcano pieno di idee e di progetti da vivere. Questa forza lui la traeva dalla sua terra, lì il suo rifugio, il suo mondo. Mi diceva che era il posto migliore dove potersi riposare da tutti i pensieri, perché i suoi occhi si riempivano di questo mare d'oro sconfinato davanti a lui. Il mio pensiero vorrei che il suo spirito sia lì, in questo mare d'oro, tra i campi di grano, in una giornata fresca, mentre riposa sotto un olivo le rami cariche di frutti, mentre il sole tramonta lontano, dietro la maiella il cielo si tinge di crenzi, della pace corvale. Sergio è stato per tutti noi diverse cose della sua vita, sindaco, amico, collega, zio, padre, marito, fratello e figlio, e ha svolto con successo tutti questi compiti, lasciando in ognuno di noi un'eredità fatta di bontà e comprensione. Perché lui era buono e ha seminato in ognuno di noi questo lascito. Tutto il bene e l'affetto non potranno compensare questo vuoto che sentiremo ogni giorno nelle piccole cose, come quando a Natale bisognerà ravvivare il fuoco e tirare fuori l'agnello, o il suo sorriso felice mentre pronuncia il nome che ha sempre quando ti vede. Ma se fossi qui ci direbbe di non smettere mai di essere felici, forti e gentili, senza arrendersi mai, perché ogni giorno va vissuto appieno, senza fermarsi mai. Grazie. Grazie. Volevo lasciare con l'ultimo pensiero che mi ha detto Rocco prima di venire qui. Ci teneva a dire queste parole. Il suo ricordo è questo: questa famiglia ha perso il suo punto di riferimento, ma questo paese ha perso il suo migliore cittadino. Da Rocco, grazie. Senti. Hai lasciato l'odore, hai portato l'odore in tutte le cose che hai fatto, sempre. Oggi viviamo con amarezza, incredulità, questo tragico momento che ci ha sconvolti, a cui non eravamo preparati. Ma come potevamo essere preparati a una tale disgrazia? Non avremmo mai immaginato di vivere un'esperienza del genere. Tanta vicinanza, affetto e calore che ti hanno espresso sono la rappresentazione del tuo essere uomo delle istituzioni,
politico, amico sincero e leale. Senti, non hai mai fatto mancare la tua presenza nel difendere il territorio e nell'amministrare la cosa pubblica con grande passione, spirito di sacrificio e profondo conoscitore delle tematiche affrontate. Con grande forza, grande energia e senza risparmio ti sei battuto in ciò che credevi necessario, opportuno, indispensabile per tutelare i cittadini di Casoli e del nostro territorio. Infatti, gli attestati di stima che pubblicamente ti hanno rivolto per quello che hai fatto, per quello che hai dato, sono la prova evidente di uno sguardo largo, di una politica lungimirante, di una visione d'insieme che possono avere soltanto quelle parole, quelle persone che hanno una grande capacità amministrativa, un alto profilo politico, ma che soprattutto mettono davanti a tutto e a tutti l'interesse della comunità, l'interesse generale. Sergio, non ti sei risparmiato ed è per questo che la gente così numerosa ti ha testimoniato l'aspetto che meriti, per quello che sei, per quello che indelebilmente continuai ad essere. Quando ci siamo incontrati per la prima volta, eravamo dei giovani volenterosi, pronti a darti una mano per il bene del paese. Noi non ci conoscevamo, ma abbiamo subito apprezzato di fare parte della tua squadra. Sei stato da subito il nostro punto di riferimento per qualsiasi cosa, decisioni da prendere, strategie da mettere in atto, o semplicemente la cosa migliore da fare. Ci hai preso per mano, hai fatto di noi persone preparate e capaci. Negli anni anche altri si sono avvicinati a te e tu ugualmente hai saputo creare un gruppo unito ed affiatato. Attorno alla tua figura sono state cementificate amicizie sincere e durature. Hai trasformato il volto del paese rendendolo grande e conosciuto oltre i suoi confini, perché tu avevi la capacità di guardare anche oltre. Come non ricordare le numerose iniziative culturali, il gemellaggio con Kennedy e quello con la città di Castel San Pietro Terme, che oggi è qui rappresentata dal vice sindaco, dall'assessore, a cui siamo legati da un patto di amicizia e gemellaggio, perché Casoli condivide con Castel San Pietro caratteristiche geografiche, storie culturali, suggellate dai valori della valorosa Brigata Maiale. Sergio non aveva tanti volti di pirandelliana memoria, ma ne aveva solo uno, quello dell'uomo onesto, determinato, sincero, umile, il buon padre di famiglia. Infatti la testa, attenzione, intelligenza, amore con cui curava la sua famiglia, allo stesso modo si occupava della cosa pubblica. Sul nostro territorio sei stimato, apprezzato da tutti gli amministratori, perché potevano trovare in te un interlocutore disinteressato e competente. Prova che sono le tante attestazioni pervenute da tanti amministratori. La tua tenacia e capacità ha permesso di portare a termine molte opere e prova ne è la piazza di Santa Reparata, che l'hai voluta, finanziata e realizzata, e oggi è sotto gli occhi di tutti. Sergio, quello che sei stato per noi è un valore impareggiabile. Ci hai in questi anni dimostrato la tua grande umiltà e lungimiranza. Sei stato capace di rimetterti in gioco con grande spirito di sacrificio e senso di appartenenza. Ci hai spronato a crescere e a dare priorità agli interessi della gente. Hai fatto quello che normalmente non fa un politico, il passo indietro. Sei stato presente, non per il cuore, ma per crescere il nostro ruolo e per programmare e pianificare l'attività amministrativa. Una persona corretta e sincera, una persona leale e determinata. Grazie per la grande lezione di vita che ci hai dato. Grazie per averci supportato con la tua costante presenza. La tua persona non la dimenticheremo mai, sarà sempre con noi, ti ricorderemo sempre. Ti promettiamo che continueremo a fare riferimento alla tua bella persona, alla tua serietà e onestà. Daniele, Mattia, Ilaria, cari genitori, familiari tutti,
come Sergio è stato vicino a noi, a tutti noi, sappiate che noi saremo sempre con tutti voi. Questo saluto l'ho fatto a nome di tanti amici, non solo amministratori, compagni, vicini a Sergio, che in questi giorni veramente hanno dimostrato la grandezza di Sergio. C'è un ricordo diverso con ognuno, veramente ha lasciato un odore in ogni posto. C'è una testimonianza, un ricordo, sai questa cosa, sai quest'altra cosa, e ne usciranno ancora tantissime. Io sono orgoglioso di essere stato il figlio prediletto sotto l'aspetto amministrativo di questo paese. E grazie a Sergio abbiamo fatto diverse cose per noi importanti e continueremo sicuramente a onorare la sua memoria in diversi modi. Questo lo dico a nome di tutti, perché noi siamo sinceramente legati a Sergio e a tutta la famiglia. Siete per noi un punto di riferimento. Grazie. Fino al giorno in cui saremo tutti riuniti in Cristo e
potremo così vivere sempre con te e con il nostro fratello, per Cristo nostro Signore. Amen. Prima di concludere, avverto che la messa di riuscita sarà celebrata martedì alle ore 19:30 nella chiesa della Madonna Ausiliatrice a Pianimpi. Adesso, dopo la benedizione, per uscire usciamo tutti, eccetto i familiari, in modo da creare e senza fare troppi assembramenti. Sfruttiamo anche la porta laterale, poi usciremo con i familiari e tutti. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La sua anima e le anime di tutti i fedeli defunti, per la misericordia di Dio, riposino in pace. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, riposando per 3 giorni nel sepolcro, hai santificato le tombe di tutti coloro che credono in te, così da renderle per noi segno di speranza nella resurrezione. Concedi al nostro fratello Sergio, che deporremo nel sepolcro, di riposare in pace fino al giorno in cui tu, che sei la resurrezione e la vita, lo farai risorgere, lo colmerai di splendori, perché alla luce del tuo volto possa contemplare in cielo la luce eterna, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. L'eterno riposo dona a lui, Signore, per lui la luce eterna.